22 ottobre, la 38esima edizione della 1000 Miglia 2020, la corsa più bella del mondo, replica storica della competizione che ha infiammato l'Italia e il mondo intero fra il 1927 e il 1957, è partita da Viale Venezia a Brescia per farvi ritorno il pomeriggio del 25 ottobre. Quarto giorno, da Parma, il convoglio era atteso a Salso Maggiore Terme e da lì a Castellarquato, dove è giunto intorno alle 9.40. Scenario ideale per riprendere i concorrenti di passaggio al culmine della salita di Via Magno, in piazza del municipio, con cellulari, foto e videocamere, droni, tutto quello che è disponibile. Al termine del percorso di oltre 1700 km attraverso mezza Italia, che ha richiesto oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni italiani, la palma della vittoria è toccata a Roberto e Andrea Vesco, vincitori su Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1929. A 30 km da Piacenza, Castellarquato è caratterizzata da un borgo medievale sviluppato in collina, sulla riva sinistra del torrente Arda. All'apice della collina, a una quota di 440 metri, una bella piazza medievale, piazza del municipio, è delimitata da una rocca, dal palazzo del Podestà e dalla collegiata di Santa Maria, consacrata nel 1122 in perfetto stile romanico. La chiesa offre alla piazza il suo lato B, caratterizzato da un pregevole sistema di absidi e dal campanile del XIII secolo. La 1000 Miglia 2020 è stata accompagnata dal rituale Ferrari Tribute. 98 vetture della Casa del Cavallino Rampante hanno preceduto la compagine delle auto d'epoca, alternando alcune prove dedicate a momenti di puro piacere di guida sulle strade più belle d'Italia. Non per niente la chiamano la corsa più bella del mondo.